Buongiorno a tutti, siete collegati con la bocciofila di Savigliano, dove è quasi tutto pronto per la finale della 26esima edizione della Coppa Europa, finale che sarà un derby tutto italiano tra BRB e Perosina. Benvenuti quindi da parte di Simone Campion. Scusate, allora, Daniele Albisiano. Questa finale sarà arbitrata dai signori Andrea Lombardi per l'Italia, Denis Persic croato, Fernand Bouly francese e Bojan Selan sloveno, come al solito presenti per la Federazione Internazionale Bocce Mario Occelli in qualità di segretario della Commissione Tecnica Internazionale e poi i commissari Gianenrico Gontero, Eric Lua francese e Marian Ferfolia sloveno. I giocatori hanno disputato 15 minuti di riscaldamento dalle 9.30 alle 9.45 ed ora si stanno preparando gli ultimi dettagli sui campi. Tra poco partiranno i 3 minuti di riscaldamento per la prova di staffetta, dove vediamo già in campo Ferrero e Roggero per la BRB e Longo e Micheletti per la Perosina. Ieri ci sono state due semifinali, entrambe a senso unico per le squadre italiane, perché la BRB ha battuto 16-6 il Crolion e la Perosina si è imposta molto agevolmente 20-2 sugli sloveni dello Hrast, perdendo solo la staffetta. Le sconfitte invece ieri per la BRB sono arrivate da Mana nel progressivo, dei fratelli Ballabene nella coppia ed ancora da Pautassi nel tiro di precisione. Il bocciodromo si sta riempiendo, ieri si è registrato davvero il tutto esaurito e vi ricordiamo anche che oggi si svolge anche la Coppa Europa femminile a Ciavle in Croazia, anche lì si disputa la finale che vedrà impegnate le ragazze italiane del Butrio contro le padrone di casa, le croate appunto del Ciavle. E ieri le ragazze di Butro sono state autrici di una bellissima prova superando le francesi del Saint-Vulbas, quindi complimenti, in bocca al lupo a loro. Ricordiamo anche che si è disputata anche la Coppa Europa della FIB, Coppa Europa della FIB, la Coppa minore, un po' l'analogo dell'Europa League del calcio, si è disputata circa un mese fa, nel weekend del 9 maggio, con la vittoria del Canarevo Belgrado, coppa che si è disputata in Croazia, a Sutivan. Vedremo allora oggi se la Perosina riuscirà a vendicarsi della sconfitta subita a Loano nella finale scudetto. Si affrontano oggi quindi campioni e vice campioni d'Italia 2015. Per la BRB sarebbe il sesto titolo europeo dopo quelli conquistati nel 2002, nel 2010, 12, 13 e 14. Per la Perosina sarebbe invece il primo successo, formazione che ha conquistato un solo titolo di campione d'Italia nel 2007 a livello di categoria A. È arrivato anche Bianco per la Federazione Internazionale, speriamo dopo di riuscire a fare una breve intervista nel quale chiederemo delucidazioni in merito al cambiamento della formula della prossima Coppa Europa, che dovrebbe essere allargata ad un numero molto maggiore di squadre partecipanti. Cercheremo di capire in che termini questo sarà eventualmente possibile. Allora, perfetto, aggiornamenti da Ciavle. Butrio avanti 6-0, staffetta vinta 38-32, tecnico 22-15. Per la Venturini e 15-6 per la Pasei, quindi 6-0, benissimo. Quindi si prospetta il doppietta italiana, eh? Non sì. Vogliamo buffare, però sì,
di qua sicuro, quindi uno italiano o l'altro vince sicuro, dall'altra sì, parte. Come dicevamo anche ieri, mentre questo poteva essere pronosticabile, sarebbe invece il primo successo per un italiano nella Coppa Europa femminile. Per ora 9 vittorie francesi e una slovena. Invece per quanto riguarda il palmarès di quella maschile, come abbiamo già avuto modo di dire ieri, c'è stato un dominio italiano nel corso di questi 25 anni. Un altro aggiornamento dalla Croazia, che mi dicono che sono sotto nei combinati. Intanto qui sono partiti 3 minuti di riscaldamento. Saranno impegnati sul campo 3 per la Perugina, Alessandro Lodo e Gabriele Migliorecchi. Sul campo 6 abbiamo due cambi, che avranno Mauro Ruggero e Emanuele Ferreira. Ricordiamo che il momento del nome di questa specialità è definito proprio da Ferreira Ruggero Ferreira, realizzato con il segno 61. Sì, vediamo se Longo riuscirà a fare meglio di ieri. È stato lui un po' il punto debole della staffetta della Perosina. Longo che ha iniziato ieri sbagliando le prime 3 bocciate. Non è mai facile correre di primo mattino, no. Ottenere risultati così presto è molto difficile. Infatti abbiamo visto i corridori che si scaldavano forse diversamente rispetto alle altre volte, cercando di raggiungere il miglior momento di forma. Ieri questa è stata l'unica prova persa dalla Perosina nel suo incontro contro gli sloveni dell'Okrast, vinto poi abbastanza agevolmente tutte le altre. E restano ormai solo più 45 secondi. Abbiamo anche i fotografi in campo per immortalare il riscaldamento degli atleti. Bene, sono 23 secondi al termine del riscaldamento. Io seguirò gli atleti della Perosina, Simone e quelli della BRB. L'anno scorso ricordiamo la staffetta con qualche polemica tra BRB e Pontesi in apertura della finale, con Ferrero e Ruggero che hanno completamente mollato negli ultimi minuti, facendosi invalidare la prova per superamento del limite massimo di cambi irregolari. E allora è terminato il riscaldamento, quindi ultimi dettagli da sistemare sui tappeti e poi partirà la finale della 26esima edizione della Coppa Europa. Finito il riscaldamento, gli atleti della Perosina si scambiavano pacche per darsi carica, incoraggiarsi l'un con l'altro. Partirà Ruggero per la BRB e Longo per la Perosina. Giocatore per 5 minuti. Cominciata quindi questa finale con il Ruggero. Ancora la lotta, adesso partita in pieno, questa boccia al quarto buco. Questo 4.
Perfetta la prima bocciata di Lele, 5. 2-2 anche per Daniele. Ora nessun errore per entrambe le staffette. Giro prima pieno, errore di Micheletti. Dice Mauro. Ora in pieno secondo buco, 10 per la BB. Ancora per Longo. 3-3. Appena buona la bocciata di Ruggero, 11. 12 quindi. 4-4. 12-12 per la staffetta della BRB. Leggermente avanti nella corsa la BRB. Ora bene, 2-2 in questo giro per Ferrero. 3-3, come al solito ancora, grande tifo di Grosso. Un solo errore per la Carosina. Ancora nessun errore. Dice Ruggero. Inizia con un 2-2 questo suo giro Mauro. Ancora bene, Ronaldo infallibile. Altro giro pieno, 20-20 con la BRB. Finisce 20-19. Sposta appena la boccia a Ferrero quanto basta. In pieno adesso il secondo buco. Grandissima, bellissima corsa. E la bocciata ancora di Lele. Altro errore per Daniele. Ancora buona anche questa, nessun errore. 24-22, 3 minuti alla fine. Continua a colpire Mauro. 25, 26 adesso. Dice Ruggero. Chiude questo suo giro con un 4-4, 28-28 BRB. Non ancora sbagliato Longo, grandissimo. Bene ancora Ferrero. 30 a metà. Colpisce Ferrero. Ma BRB no, ancora fuori dalla passata. Pieno. 32. Dice Mauro. 33. Ora bene al secondo buco, 34. Che bella staffetta. 35 per la BRB. Spettacolare. Altro giro pieno, boccia colpita in pieno da Mauro. 36-36 per la BRB. 37 adesso. Colpisce ancora Daniele. Bene Ferrero, 2-2 in questo ancora giro. Daniele, 2 punti di differenza. Ancora. Anche questa, 40-40. Guarda la bocciata di Mauro. Longo, perfetto. Dice ancora Ruggero. 40 per la Perosina, manco un minuto. Guarda anche questa bocciata, 43-43. E 44, bocciata colpita in pieno, riparte Ferrero e colpisce 45. Longo, anche lui vergine, ne ha sbagliata una. 46. 3-4 in questo giro, 3-3 scusate per Ferrero. E chiude il suo giro pieno ancora una volta. Nessun errore nei primi 4 minuti per la BRB. Primo errore per Ruggero. Che però adesso colpisce. Fenomenale sta staffetta. Bene, bene ancora Ruggero, 50 già. 50, 51, 49. Dice Lele. Va bene Ferrero. Spettacolare. 50 veramente. Secondi. Già 53 per la BRB. 20 secondi alla fine, 54-52. Dice ancora Ferrero. Nessun errore nella sua prova. 56-54. Secondo errore per Ruggero. Colpisce anche Longo, 5 secondi. Spettacolare corsa, 56-58. Che staffetta incredibile. Due errori per Ruggero. Spettacolare veramente. Applausi da parte di tutto il bocciodromo. Bellissima staffetta. Ferrero senza errori.
anche Longo, eh? Longo non ha fallito. Attendiamo come sempre l'ufficializzazione del punteggio. Risultato ufficiale della prova di staffetta, l'uomo di Pietro da Brasile, 57 voci compiuti, 59 tirate. Roger Carrera di ARD, 58 compiuti, 60. Allora, Ferrero e Roggero 58 su 60, Longo Micheletti 57 su 59. Quindi una bocciata tirata in più da parte della BRB, stesso numero di errori. E due atleti quindi senza errori sono Ferrero e Longo. Inizia con il botto questa finale e la BRB si porta avanti 2-0 sulla Perosina. Ed ora campi che vengono preparati, vengono spostati i tappeti e i sottotappeti e ripristinata la giusta quantità di sabbia nei quadri. Si svolgeranno i combinati tra poco nei campi 3 e 4 e il tiro di precisione nel campo 7, anzi i tiri di precisione. Ricordiamo due tiri di precisione in successione, in contemporanea due combinati. A seguire poi oggi pomeriggio alle 14 due tiri progressivi in successione e poi il turno dedicato alle prove tradizionali con individuale due coppie e una terna nella durata di 1 ora e 30. E adesso noi facciamo una breve pausa, ci risentiamo tra poco per il secondo turno. Riavviamo un attimo e resteremo da voi, grazie. Ma porca